novembre del 2015 ed è venuto a trovarmi qui il mio vecchio amico Donato Placido, bravissimo attore, ma soprattutto un bravissimo poeta, scrittore, che ha già pubblicato il suo settimo libro, quest'ultimo con appunto l'editore La Terza. Donato, ci terrei che tu facessi vedere la copertina del tuo libro, perché chi vedrà questo video probabilmente andrà a comprarlo. Anzi, invitiamo chiunque ad andare a comprare questo libro. Donato, dici qualcosa di questo tuo libro e soprattutto mi farebbe piacere che tu ci leggessi un tuo brano, magari un aforisma o una tua poesia. Bene, Guarda, guarda i nostri amici. praticamente io ho pubblicato prima di questo un libro negli Stati Uniti che si chiama The Gemstone in the Rock, che poi a me il titolo non mi piace perché già doveva essere invece il libro titolato, lo so, fa ridere, Bazzecole. Perché Bazzecole? Perché di fronte a me c'è dico purtroppo perché lo so che fa un po' di dispiacere in generale ad alcune persone, c'è un po' una fede. Perché io ho fatto sempre l'attore, però ho fatto anche la scuola del piccolo di Milano, ne vado orgoglioso di questo fatto, però ho sempre scritto di nascosto per 40 anni e si vede che qualcuno, lo so, ha pensato, ma prende proprio questo che non ha mai chiesto niente, diventava un grande scrittore. Infatti vediamo, per esempio faccio. E quindi poi ultimamente mi sono dedicato molto, mi sono uscito il primo aforisma, mi è piaciuto. E me ne sono scritti a centinaia, fino a fare 380 pagine, l'ultimo, di aforismi. In America mi hanno letto questo libro e sono rimasti molto meravigliati perché mi hanno mandato una lettera che hanno scritto: signor Placido, noi non la conosciamo, beh, il suo libro è un libro geniale, scusate se lo dico, ma l'hanno scritto loro. E quindi allora sono andato avanti, però senza me, io so che di questo libro spado al muro venderò 5 copie. Ma perché sono sfortunato? Infatti mi chiamava il mio dottore, Donato Sfortunato. Ma non è una questione che si è destinati ad avere successo o meno, quando meno lo cerchi il successo arriva. Però l'importante è che sentissi, secondo me, per un artista, parlo anche di grandi artisti come Giannini, come in questo caso Tonino, sentissi la ricchezza interiore fuori dentro e tu ti senti forte. Poi non è necessario, perché come attore anche, o come artista, diciamo scrittore, pittore, è stata la. Perché ti senti questa forza che anche gente come Modigliani hanno combattuto fino alla fine? Perché loro si sentivano forti dentro, che quello che dicevano era vero, era autentico, era particolare. Non siamo tutti lavoratori, ci stanno anche i particolari. Comunque, vabbè, insomma, io non sono molto bravo a parlare. Per esempio, dico un aforisma, sono tutti aforismi che fanno sorridere con piccole battute di due parole. Per esempio, ne dico uno. Gesù disse sulla croce: Signore, perdona loro che non sanno quello che fanno. Giusto? Io oggi dico, oggi però, io sto parlando del tempo d'oggi. Signore, non perdonate loro perché sanno quello che fanno. Questo è un aforisma divertente, ma che dà delle botte a certe persone, non lo posso dire. Sono abbastanza contrariato da vari personaggi, credo io, di nascosto, per questa cosa che io ho fatto queste cose. Per esempio, un altro aforisma di questo nuovo libro che adesso tirerò fuori, dico perché no? Lo tiro fuori anche questo che si chiamerà Al limite, o Braccato, non decido il titolo, è questo. Vangelo, no? Beati i seguaci di giustizia, dice Donato, in Italia, che saranno tutti ammazzati. Questo è bellissimo, è ironico, perché invece, come sapete, dice che avranno giustizia. Invece qua sono tutti i seguaci di giustizia, sono tutti ammazzati. Quindi, no, questo è proprio il sorriso, no? Cioè sono battute vicine. Per esempio c'è una che non può, mi sta riprendendo, non so, anche la persona più incazzata sorride su questa battuta. Due parole, un giorno mi è calata proprio dal cielo. Quindi ho tirato fuori, cioè, questo è fissato con il cielo. No, non è da fuori così. No, Cristo? No, non si può non ridere, non si può non sorridere su questo. Anche la persona, no Cristo, non parti. Allora c'è bisogno che il Papa dica, Angelo, scusa, tanto rispetto per il Papa, basta dire la finestra, no Cristo Signore, non parti. Basta, buona giornata, andiamo a mangiare tutti. Per esempio, c'è capito, non c'è, e dice, ma che vuoi fare, pure una chiesa. Ecco, questo è il mio libro che vi ho detto, venderò 5 copie a 1 dicembre, ma sono sicuro. Adesso voglio fare l'ultimo pezzo, un pezzo invece sempre divertente,
ma che ripeto sono delle bastonate che fanno più male. Ecco, quello che volevo dire, in questo libro c'è la contraddizione dell'uomo. Che è bella la contraddizione dell'uomo. Ognuno di noi cade in contraddizione. Mentre un giorno va in chiesa, Signore ti amo, oh, fratelli, è vero, siamo tutti fratelli. Il giorno dopo, ho fatto questa su cazzo, sono andato a ma è bella questa, guarda, c'è l'umanità. L'umanità che il potere, secondo me, ha distrutto la vera umanità per cui l'uomo è venuto al mondo. Questo poi passiamo invece a un fatto di gioco di parole che su quelli che stanno bene. Ascoltate il gioco di parole, non potrà che non divertirvi questo brano, sono sicuro. Il libro è molto lungo, secondo me c'è 380 pagine, nascerà con 700 pagine. La terza ha detto tagliamolo, se no. Comunque, quelli che stanno bene, quelli che stanno bene per i fatti loro, notate il gioco di parole e ripetizione. E come se ne stanno bene quando stanno bene per i fatti loro? Quelli che stanno male per i fatti loro. E quando chiedono qualcosa a quelli che stanno bene, ricevono un diniego da quelli che stanno bene perché si pensano che è meglio starsene bene per i fatti loro. Sta bene per i fatti suoi, non pensa a quelli che stanno male. Alcuni addirittura stanno talmente bene, come chi so io di politici, che non credono sia possibile che c'è chi sta male tra la razza umana e sulla terra. Adesso viene bello. Quelli che stanno bene però, qualche volta avvertono un piccolo disturbo interiore e allora vanno in chiesa a pregare per potersi risentire completamente bene quando stanno bene. Alizia, che io dovrò stardiare questa cosa. Ma questi non sanno, come dice la Bibbia, perché è la più pecca di catechismo, che un eventuale Dio, questo è vero, non ama i puledri agili e snelli. E quindi a quelli che stanno bene per i fatti loro preferisce quelli che stanno male, che come si crede, perché da non dico io, staranno bene invece domani in cielo per i fatti loro, pronunciando senza bisogno dell'inferno. Che forse non esiste, un semplice naturale diniego a quelli che sulla terra se ne sono stati bene per i fatti loro. Chi sta bene per i fatti suoi, in verità, non crede sia possibile il diniego eterno, perché sono sempre andati in chiesa a farsi perdonare con l'appoggio del clero che alla cerimonia li ha sempre messi in prima fila per i fatti loro. Difatti, a questi ultimi non viene mai in mente nei cerimoniali per i dotti e i sapienti che Gesù, il figlio di Dio, è venuto apposta sulla terra per bastonare in un momento di rabbia incontrollabile il mercato del tempio di quelli che stanno bene per i fatti loro, tenendo agli angoli quelli che stanno male e che ricevevano un diniego da quelli che stavano bene per i fatti loro. Insomma, dice il grande Brecht, per chi sta in alto, discutere di mangiare è cosa bassa. Bella! Questo video lo mettiamo su YouTube!